Norma Jean diventa Marilyn Monroe e le porte del cinema cominciano timidamente ad aprirsi per lei, con il contratto alla 20th Century Fox. Inizialmente è solo una comparsa, ma con qualche battuta d'arresto e molta tenacia il suo nome inizia a circolare tra gli addetti ai lavori. Dapprima è un brusio, che in pochi anni però diventa una cacofonia. Marilyn conquista gli anni 50 e diventa una diva. Insieme al tanto agognato successo arriva anche l'amore, ma nonostante la fama, il denaro, un uomo da sposare, alla giovane stella manca sempre qualcosa, una cosa che non si può comprare, barattare o falsificare: la felicità. Il caso Marilyn Monroe, triste diva. Qualsiasi felicità è un capolavoro. Il minimo errore la falsa, la minima esitazione la incrina, la minima grossolanità la deturpa, la minima insulsaggine la degrada. Memorie di Adriano, il capolavoro della scrittrice Marguerite Yourcenar, romanzo epistolare dove l'imperatore romano Adriano parla attraverso una lunga lettera indirizzata a Marco Aurelio. Svela l'unicità e al tempo stesso la molteplicità del sovrano, la sua consapevolezza, la sua passione per le arti, il suo amore con Antino, la sua malinconia e quel concetto di felicità che lui, uomo potentissimo e insieme così umanamente fragile, ritiene un capolavoro delicato. Anche il minimo scossone può incrinarlo, ma questo non rende la felicità meno meravigliosa, seppure spesso fatichiamo a delinearne realmente i contorni, che a qualcuno appaiono più sfocati, meno netti, rendendola trappola effimera di esistenze infelici. Tuttavia non solo la felicità è un capolavoro, ma come ha scritto Epicuro nella lettera a Menaceo, sappi che la conoscenza della felicità non richiede un'età precisa, perché a qualsiasi età è piacevole prendersi cura del benessere della propria vita. Chi sostiene che non è ancora giunto il tempo di dedicarvisi, oppure che ormai è troppo tardi, crede che il momento giusto per farlo è alle nostre spalle oppure davanti a noi. Al contrario, conoscere la felicità riguarda sia il giovane sia l'anziano. Il secondo per trarre benessere dal caro ricordo di ciò che ha realizzato. Il primo per trarne forza e nutrimento e prepararsi a temere il futuro. La breve esistenza di Marilyn Monroe si potrebbe declinare in una spasmodica ricerca della felicità, forse? Anche lei, come Adriano, era unica e molteplice, potente nel suo essere iconica diva e fragilissima nella sua umanità. Una donna che nel suo diventare simbolo cinematografico, di stile, sessuale, si è vista oscurare tutto il resto, tutto quel ribollire di turbamenti, di emozioni, di sogni, di poetica che solo successivamente verrà portata alla luce. E questo lavoro speleologico metterà ancora di più in risalto quanto la felicità le è mancata, o meglio, si è facilmente degradata nella vita di Marilyn, a riprova di come le parole di Adriano possono diventare un monito spietato. Per sopravvivere sarebbe dovuta essere più cinica, ha scritto il drammaturgo e sceneggiatore Arthur Miller, il terzo marito della Monroe. O quantomeno più realista, invece, era un poeta che all'angolo della strada cerca di recitare i suoi versi a una folla desiderosa solo di strapparle i vestiti. It's a terrible thing to be lonesome, especially in the middle of a crowd. Bentrovati naviganti, io sono Massimo Polidoro e vi do il bentornato alla terza stagione di Uno Studio in Nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. In questa nuova stagione, lo sapete, abbiamo scelto di iniziare il nostro viaggio nei lati più oscuri del genere umano con un caso molto famoso. Se ne è parlato, se ne è scritto tanto, ma sono ancora parecchi coloro che lo ritengono un caso aperto e, in fondo, è comprensibile, visto che stiamo raccontando la vita e soprattutto la morte di una diva incredibile
e indiscussa, Marilyn Monroe. E prima di iniziare questo terzo episodio vi volevo ricordare che quest'estate sono ancora in giro per l'Italia a presentare il mio nuovo libro, La scienza dell'incredibile, e sto veramente incontrando tantissime persone che vengono ai miei incontri in tutta Italia, da nord a sud, dalle isole, e spero davvero di incontrarvi. Sull'avviso ai naviganti, la mia newsletter settimanale, trovate l'elenco aggiornato di tutti i posti in cui mi trovo ad andare. Ma c'è una novità che vi voglio segnalare. Proprio in questi giorni è andata, è tornata, potremmo dire, in libreria la nuova edizione di Geniale, il libro dello scorso anno, 13 lezioni sull'arte di vivere e pensare, in cui ho raccolto gli insegnamenti del mio grande maestro James Randi. E evidentemente, insomma, è andato molto bene, è piaciuto, ed ora è disponibile in questa collana di Feltrinelli, tascabile potremmo dire, anche a un prezzo ridotto naturalmente, che permetterà a questo libro di continuare a sopravvivere e di non estinguersi, come ahimè spesso succede ai libri dopo che hanno esaurito la loro vita nella prima edizione. Un esito che noi ci auguriamo anche per questo libro, per La scienza dell'incredibile. E dunque, augurandovi di poterli leggere durante quest'estate, perché sono sicuro che vi riusciranno a trasmettere tanto di quello che io stesso ho avuto la fortuna di capire, di imparare con i miei studi, ma anche con le esperienze che ho fatto, direi che è arrivato il momento davvero per entrare in questo terzo episodio. Il 29 luglio 1946, sul Los Angeles Times, compariva un trafiletto. Howard Hughes si sta riprendendo. Sfogliando una rivista, è rimasto attratto dalla ragazza in copertina e ha subito incaricato un collaboratore di assumerla per farle fare del cinema. Si tratta di Norma Jean Dougherty, una modella. Hughes, celebre aviatore, regista, produttore, nonché uno degli uomini d'affari più influenti del mondo, nel 1948 diventa proprietario, acquistando la maggioranza del pacchetto azionario della RKO, che no, non è l'iconica finisher del wrestler Randy Orton, bensì la storica Radio Kit Orpheum Pictures, cioè la casa di produzione cinematografica che nei vent'anni tra gli anni 30 e gli anni 50 era tra le Big Five, no? Le cinque major dell'epoca d'oro di Hollywood: 20th Century Pictures, Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures e appunto RKO. Il potente Hughes leggeva riviste come Laugh anche per interesse personale, ed è proprio su quelle copertine che vide e notò Norma Jean Mortenson, all'epoca ancora modella. Si mette in contatto con il suo agente e costui pensa bene di utilizzare l'interesse di Hughes per arrivare alla 20th Century Fox, il cui direttore della distribuzione era Ben Lyon, divo degli anni 30, colui che scoprì Jean Harlow. E fu proprio grazie a lui che Norma Jean, che non era ancora Marilyn, finì per la prima volta davanti alla macchina da presa dell'operatore Leon Shamroy, direttore della fotografia, quattro volte premio Oscar. Quella ragazza aveva qualcosa che non vedevo dai tempi del cinema muto, ricorderà in seguito Shamroy. Aveva una sorta di bellezza fantastica, come Gloria Swanson. Imprimeva di sessualità la pellicola, come Jean Harlow. Ci stava dimostrando che era in grado di vendere emozioni in immagini. Questione di pochi mesi, Ben Lyon e sua moglie, Bebe Daniels, stella del cinema degli anni 20, si affezionarono a quella ragazza insicura ma estremamente determinata, e da quell'incontro nacque Marilyn Monroe. Naturalmente i primi passi nel mondo del cinema furono alcune semplici comparsate, il suo nome non appariva ancora sulle locandine, ma a Hollywood si cominciava a parlare di lei, dopo averla vista magari a una festa, a casa di qualche produttore. Lei ci si metteva d'impegno. Tommy Zahn, attore ma soprattutto surfista, leggenda delle coste californiane, conobbe Marilyn nel 46. Era sotto contratto insieme a lei alla 20th Century Fox. E ricorderà in seguito come, sebbene tutti lavorassero sodo per avere successo, nessuno lavorasse e si impegnasse duramente quanto lei, che già all'epoca aveva intuito quanto fossero importanti i rapporti con gli addetti ai lavori, con la stampa, non mancando di farsi vedere e conoscere dai giornalisti che bazzicavano gli studios. Uno di questi era Sidney Skolsky del New York Post, uno dei principali editorialisti del gossip
hollywoodiano, giornalista influente, che divenne poi confidente di Marilyn fino alla sua morte. Era chiaro che Marilyn era disposta a lavorare sodo per migliorare, dirà in seguito. Voleva fare l'attrice, essere una star del cinema. Sapevo che niente l'avrebbe fermata. L'energia, la determinazione, il bisogno interiore di Marilyn non si potevano fermare, e così fu. Ma certamente non senza i turbamenti interiori che da sempre l'accompagnavano. Le mie illusioni non avevano nulla a che fare con l'essere una brava attrice, dirà lei stessa anni dopo. Sapevo quanto fossi scarsa, potevo sentire la mia mancanza di talento come se fosse un abito scadente che indossavo dentro. Ma mio Dio, quanto volevo imparare, cambiare, migliorare, non volevo nient'altro, non gli uomini, non il denaro, né l'amore, solo saper recitare. Con i riflettori e la camera puntati su di me all'improvviso seppi chi ero, quanto ero goffa, vuota, ignorante, un'orfana imbronciata con una testa vuota. Ma volevo cambiare. Ebbene, ci volle un po' di tempo. A 21 anni Marilyn mosse il primo passo sul set, una delle 12 comparse in Scooda Who, Scooda Hey, un film del 1948 con June Haver, Leon McAllister e Natalie Wood. Di questa comparsata resta una sola scena, le altre furono tagliate in fase di montaggio. Marilyn ce la metteva tutta. Studiava all'Actors Lab, una scuola dietro Sunset Boulevard, ma alla Fox, dopo un anno di contratto, si decise di licenziarla. Non è chiaro il motivo, sebbene Tommy Zahn, il surfista che ho citato poco fa, suggerì in seguito che la colpa fu di una sorta di triangolo amoroso. Secondo lui, Daryl Zanuck, il gran capo dello studios, lo aveva assunto per fargli sposare una delle sue figlie, ma una volta saputo del legame tra Tommy e la Monroe, che effettivamente pare frequentasse il ragazzo, entrambi vennero licenziati. Di colpo, dopo aver assaporato proprio quello che desiderava, Marilyn si trovò nuovamente alla deriva. Vivendo in camere con altre ragazze o anche da sola, Marilyn continuava i suoi studi all'Actors Lab, pagandoli con i compensi da modella e qualche lavoretto extra. È in questo periodo, grazie anche all'amicizia col fotografo Bill Burnside, che riuscì a soddisfare il suo bisogno, da una parte lavorativo, dall'altra personale, di cultura, iniziando a costruirsi una discreta biblioteca. Io penso che quello che cercava in me fosse la cultura, dirà Burnside. Le piacevano Shelley e Keats, oltre a cose più leggere. Sapeva di avere bisogno di istruzione. James Joyce, Thomas Wolfe, la poesia, la storia, le biografie di personaggi come Abraham Lincoln, persino una copia di De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesaglio, figurate, utilizzato, a detta di Marilyn, per uno studio sulla struttura dello scheletro umano. Aveva l'istinto e i riflessi del poeta, disse lo scrittore Norman Roster, che era un suo caro amico, ma non la capacità di disciplinarli. D'altronde, come ci si chiede nel libro Marilyn Monroe Fragments, c'era qualcuno in grado di sentire quella voce fragile, l'altra faccia della bionda sfavillante? La risposta purtroppo è no, o almeno coloro che conoscevano o conosceranno quel lato intimo della futura diva si contano sulle dita di una mano. Ricordate le parole di Arthur Miller che ho citato prima? Era un poeta che all'angolo della strada cercava di recitare i suoi versi a una folla desiderosa solo di strapparle i vestiti. È un'amara verità che l'accompagnerà fino a quell'agosto del 1962. Nel frattempo però, tra servizi fotografici, flirt sentimentali, secondo qualcuno a volte tristemente segnati da diversi aborti, una cosa questa mai del tutto chiarita, nel 1947 Marilyn torna a parlare di molestie, racconti che per tutto l'arco della sua vita torneranno alla ribalta, ma che mai troveranno un effettivo riscontro. Come se il bisogno di lasciarsi alle spalle quell'infanzia infelice, quella bambina che si porterà comunque dietro per sempre, sfociasse nella volontà di suscitare la compassione di chi le stava vicino. Di questi episodi, nel 47, pare se ne verificarono altri due, veri o falsi che fossero. Ci interessano unicamente come elementi di indagine per il finale della nostra inchiesta e non hanno altro valore che quello. Resta il fatto che anche le sue amicizie più intime, affezionate e amorevoli, non credevano alle storie di violenze e molestie, ma c'è da dire che in qualunque caso la vita non era rose e fiori per la giovane Marilyn, che sembrava dover combattere
per ogni centimetro guadagnato con fatica lungo la sua strada verso il successo. Fui convocata dall'ufficio casting, ricorderà Marilyn nella sua autobiografia in merito a quel licenziamento. Mi dissero che ero stata licenziata e che la mia presenza non era più richiesta. Non riuscivo a parlare, ascoltavo seduta senza fare una mossa. Il responsabile del casting mi spiegò che avevo avuto varie occasioni e che nonostante me la fossi cavata bene, lo studio aveva deciso che non ero fotogenica. Era questo il motivo per cui, disse, il signor Zanuck aveva tagliato dai film le mie piccole comparsate. Ad aiutarla ci fu il produttore Joseph Schenck, uno dei pezzi grossi di Hollywood, che l'aveva presa in simpatia. Quando viene a sapere che il contratto non le è stato rinnovato, le consiglia di rivolgersi alla Columbia Pictures, dove, con grande sorpresa della stessa Marilyn, viene subito assunta. Solo diversi anni dopo avrebbe scoperto che era stato lo stesso Schenck a chiedere che la facessero lavorare come favore personale. Nel 1948 alla Columbia Marilyn conosce Natasha Listes, un'ex attrice scappata dalla Germania nazista e insegnante di recitazione. Non mi fece alcuna impressione particolare, dirà anni dopo la donna sul primo incontro con la diva. Era inibita, impacciata, non riusciva a dire una parola con disinvoltura. L'abitudine che aveva di parlare senza usare le labbra era innaturale, ovviamente imposta. La sua voce era una specie di sommesso lamento di zampogna. Le cose, dopo diversi mesi, per fortuna cambiarono. La Listes si affezionò a quella ragazza che sembrava abituata a nascondere tutto e che alla fine, quello stesso anno, ottenne il primo ruolo cinematografico di rilievo in cui interpretava una ballerina e cantava anche due canzoni, Orchidea Bionda. Film mediocre, a dirla tutta, ma che rappresentò la prima parte da protagonista in sostanza per Marilyn. E tuttavia, quando si tratta di lei, le cose non sono mai particolarmente facili e così due delusioni non tardarono ad arrivare. Prima sentimentale, riguarda l'uomo di cui si innamorò in quel 1948, Fred Karger, di 10 anni più vecchio. Talentuoso compositore e direttore d'orchestra alla Columbia Pictures. Come farà altre volte in futuro, Marilyn trovò con Karger una nuova famiglia e si impegnò a renderla propria. Inoltre, cosa anche questa tipica della Monroe, con i bambini era estremamente affettuosa, gentile e molto generosa. La sua generosità verso i bambini era sconfinata, scrive Anthony Summers in Dea, le vite segrete di Marilyn Monroe. Il giorno di Natale arrivò e si accorse che Terry, la figlia che Fred aveva avuto da un precedente matrimonio, aveva ricevuto più regali di Anne e di Bennett. Senza dire niente, uscì e tornò carica di doni. La stessa Marilyn confiderà al suo ghostwriter Ben Hecht: «Per me cominciò una nuova vita. Avevo sempre pensato a me stessa come a una persona non amata. Ora sapevo che c'era stato qualcosa di peggio nella mia vita. Era il mio cuore che non era capace di amare. Dimenticai perfino Norma Jean. Sentii nascere in me un nuovo io, non un'attrice, non una persona in cerca di un mondo dai colori vivaci. Quando lui mi disse "ti amo", fui più felice che se 1000 critici mi avessero definito una grande star. E purtroppo le cose non funzionarono. Karger considerava Marilyn una minorata mentale. Hai le lacrime troppo facili, è per questo che la mente non ti si è sviluppata. Rispetto al tuo fisico è ancora in fase embrionale. Con molta fatica lei riuscì infine a staccarsi da quella relazione divenuta tossica. Ma toccò anche alla sua sfera professionale subire un duro colpo quando rifiutò di concedersi a Harry Cohn, il direttore della Columbia Pictures, che la invitò sul suo yacht con chiari intenti e al cui no seguì il licenziamento. Un'altra versione vuole invece che Cohn la considerasse fisicamente inadeguata, grassa come una vacca, per usare parole riportate dal suo assistente Johnny Tapps. In qualunque caso, scatta il licenziamento, ma a quel punto accadde qualcosa di inaspettato. Una critica positiva sul lavoro di Marilyn in Orchidea Bionda e soprattutto lettere di ammiratori spedite alla Columbia. Certo, nel 1949 era nuovamente senza soldi, senza lavoro, ma qualcosa si era mosso. Non è assolutamente una bambina, dirà Natasha Lites. Una bambina è ingenua, aperta, fiduciosa. Marilyn è furba. Vorrei avere un decimo del suo senso degli affari, della sua capacità di intuire quello che va bene per lei e di eliminare quello che non le va bene. E forse quel senso degli affari non è inventato.
prima una particina in una notte sui tetti con gli strepitosi fratelli Marx, poi un calendario in cui posò nuda, distesa su teli di velluto rosso. Quindi un'altra piccola parte in un film mediocre, La figlia dello sceriffo, con Anne Baxter. La tenacia di Marilyn nel perseguire il suo sogno parve finalmente ingranare, macinando importantissimi metri verso il successo. Durante un giro promozionale a New York per Una notte sui tetti, con un servizio che apparve su Photoplay, che pubblicizzava contemporaneamente il film e alcuni elettrodomestici, Marilyn conobbe il ricco imprenditore Henry Rosenfeld, con cui strinse una duratura amicizia, e al suo ritorno uno degli agenti pubblicitari più influenti degli Stati Uniti, Johnny Hyde, puntò i suoi ultimi sforzi sull'attrice. Hyde era malato, gli restavano circa 18 mesi di vita, ma in quel limitato periodo portò Marilyn in palmo di mano, intervenendo in diversi modi. Conoscendo i pezzi grossi di Hollywood e promuovendola, riuscì a ottenerle, prima di morire, un contratto di $500 settimanali, un ruolo importante in un film e un accordo per 7 anni con lo stipendio a $1,500 la settimana. Lo studio era la 20th Century Fox, da dove precedentemente era stata licenziata. Il film era Giungla d'asfalto del 1950, diretto dal maestro John Huston, un'opera fondamentale per il noir e per il thriller, dove Marilyn interpretava una piccola parte guadagnata per la sua bravura al provino, nonostante le raccomandazioni di Hyde, Burnside e Lucille Ryman. Giungla d'asfalto le diede la possibilità di essere scritturata per diversi altri lungometraggi, sempre però in ruoli minori, fino ad arrivare a Eva contro Eva di Joseph Mankiewicz, un altro capolavoro che arriverà a vincere ben 6 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia. Il produttore della 20th Century Fox, Daryl Zanuck, che pure non aveva mai considerato molto Marilyn, dovette ricredersi, vedendo il successo che la ragazza riscuoteva presso il pubblico ogni volta che compariva sullo schermo, e per lei le cose iniziarono a girare per il verso giusto. Almeno fino a quando Johnny Hyde morì a causa della sua malattia cardiaca. Come tante delle cose che riguardano Marilyn, anche qui il suo comportamento viene descritto in modo diverso a seconda della fonte. Ma il regista, Nunnally Johnson, disse così: Johnny fu il primo uomo che l'avesse mai trattata con rispetto, quasi con deferenza, ed era anche la sola persona al mondo che si fosse seriamente interessata a lei. Scomparso Johnny, Marilyn si ritrovò di nuovo sola. E Natasha Listes rincara la dose, raccontando che qualche giorno dopo il funerale di Hyde sorprese Marilyn con la bocca piena di pastiglie nel probabile tentativo di togliersi la vita con un overdose di sonniferi. La portò in ospedale, dove le fecero una lavanda gastrica. Andando per un istante avanti con gli anni, poco dopo il 1962, gli psichiatri del Los Angeles Prevention Center, come riporta Anthony Summers, avrebbero commentato: varie volte in passato, quando si era sentita frustrata e depressa, si era imbottita di barbiturici e poi aveva chiesto aiuto. A sostituire Johnny Hyde arrivarono Charles Feldman e Hugh French, e nel 1951 Marilyn iniziò a prendere lezioni da Michael Chekhov, nipote del drammaturgo russo. Nel frattempo il pubblico continuava a volerla vedere e le lettere degli ammiratori non smisero di arrivare alla casa di produzione dove stava lavorando, nel numero di circa 3.000 la settimana, convincendo anche Zanuck sulla necessità di affidarle più ruoli. Fu così che Marilyn venne prestata a un'altra casa di produzione per La confessione della signora Doyle, diretto da Fritz Lang. Ecco che i cinematografi cominciarono a scrivere il suo nome sulle insegne in caratteri luminosi, più grandi di quelli della vera protagonista, Barbara Stanwyck. Nemmeno la scoperta che Marilyn aveva posato per un calendario sexy la danneggiò. Quando la notizia cominciò a circolare, i dirigenti della casa di produzione erano sconvolti, temendo che sarebbe stata la fine per la giovane stella nascente. Invece il pubblico reagì accalcandosi ancora più numeroso al cinema per vederla recitare. Il successo giunse all'improvviso, dirà Marilyn. Sorprese i miei datori di lavoro molto più di me. Io sapevo quello che avevo già capito a 13 anni, passeggiando per la prima volta su una spiaggia in costume da bagno. Sapevo di appartenere al pubblico e al mondo, non perché avessi talento e neppure perché fossi bella, ma perché non ero mai
appartenuta a qualcosa o a qualcuno. Il pubblico era l'unica famiglia, l'unico principe azzurro, l'unica casa che avevo sempre sognato. Ma il 1951 non portò solo al primo accenno del successo che arriverà, bensì anche qualcos'altro. In gennaio, sul set di L'affascinante bugiardo, conobbe il drammaturgo Arthur Miller, già celebre per aver portato a Broadway una pièce di successo che sarebbe diventata un classico del teatro, Morte di un commesso viaggiatore. Marilyn era depressa. Hyde era morto da poco e lei girava le sue scene per poi ritirarsi in solitudine pensierosa. Miller aveva 10 anni di più. Era sposato, con 2 figli, ma tra lui e Marilyn non passò molto tempo prima che scattasse qualcosa. Lei lo vedeva come un uomo dotato di una mente superiore, che però capiva e incoraggiava il suo desiderio di migliorare se stessa. Miller, da parte sua, si sentiva catturato dalla ragazza più triste che avesse mai conosciuto. E tuttavia quell'anno era ancora a New York con la famiglia, mentre Marilyn si trovava a Hollywood, tesa verso la sua meta. L'anno successivo, il 1952, dopo lo scandalo del calendario, la rivista Life scrisse: «Ecco finalmente un articolo autentico, una ragazza di una bellezza sensazionale che ha tutti i numeri per attirare al botteghino il pubblico di ogni angolo del mondo». Era l'anno de Il magnifico scherzo, diretto dal grande regista Howard Hawks e interpretato da Cary Grant e Ginger Rogers. Ma fu proprio durante le riprese, alle quali partecipava anche Marilyn, che tutti gli Stati Uniti compresero la portata del successo che stava riscuotendo la giovane attrice. La stampa cominciò a occuparsi del suo stato di salute, scrive Anthony Summers. Il 28 aprile la produzione del film si bloccò. Marilyn era a letto in attesa di farsi togliere l'appendice. L'operazione fu eseguita al Cedars of Lebanon Hospital. Un'infermiera della sala operatoria si domandò ad alta voce se fosse davvero bionda dappertutto, come una volta aveva detto scherzando ai giornalisti. L'ilarità si spense di colpo quando un'infermiera trovò un biglietto scarabocchiato a matita, applicato con del nastro adesivo al ventre della paziente. In quel biglietto Marilyn supplicava il chirurgo di tagliare il meno possibile, di evitare grosse cicatrici e di non rimuovere le ovaie, in quanto esisteva una possibilità, seppure remota, di complicazione nell'area pelvica. Nonostante la preoccupazione, l'operazione riuscì perfettamente. Niente complicanze e una normale cicatrice da appendicectomia. Quando le dissi che poteva andare a casa, ricorderà in seguito il chirurgo, il dottor Marcus Rabuin, Marilyn mi guardò con gli occhi pieni di lacrime e disse: «Non posso, non ho i soldi per pagare il conto dell'ospedale». Io le risposi di chiamare la casa cinematografica, avrebbero fatto tutto loro. Lei allora disse: «Pensa davvero che lo faranno?» Telefonò e ovviamente sistemarono tutto e nel giro di un'ora mandarono una limousine alla porta. L'auto la portò al modesto albergo che la ospitava, il Beverly Carlton Hotel, ma presto si trasferì in una suite con piscina al Bel Air Hotel, una suite che costava $750 al mese. Quella stanza di lusso la pagava lei stessa, la piccola Norma Jean Mortenson, sballottata da una famiglia all'altra, tra orfanotrofi e momentanei genitori adottivi. Forse non avrebbe mai pensato che, pur con tutte le insicurezze che sempre l'accompagneranno, un giorno avrebbe potuto permettersi un conto simile. Ma era esattamente quello il metro di paragone. Marilyn Monroe era diventata una star. La sera del suo 26esimo compleanno, il 1 giugno del 1952, passò molto tempo al telefono in una chiamata a New York. Dall'altra parte però non c'era Arthur Miller, ma un altro uomo, un eroe americano, una leggenda, Joe DiMaggio. Il successo aveva spalancato le porte per lasciarla passare. Lo avrebbe fatto anche l'amore? Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, cioè la mia isola del mistero, e che ci permettono di realizzare queste e tutte le altre serie che condivido gratuitamente qui sul mio canale YouTube e su tutti gli altri social. Trovate i loro nomi in coda a questo video e voi stessi potete sbarcare sulla mia isola, unirvi a noi e avrete così accesso a una quantità di contenuti esclusivi, dietro le quinte e altro materiale che non troverete altrove. Vi invito dunque a iscrivervi anche voi a Patreon per aiutarmi a realizzare sempre nuove serie e sempre nuovi progetti.
E nel prossimo episodio Marilyn acquista maggiore consapevolezza di sé e questo porta non solo un matrimonio e grandi film, ma anche nuovi problemi. A presto!